Ciao a tutti ragazzi. Allora, era da tanto che non vi portavo una live reaction, però io credo che dopo quello che è accaduto ieri sera vi meritiate perlomeno la sequenza dei 6 gol più qualche piccola chiacchiera. Prima di tutto però volevo ribadire un concetto, perché quando eravamo sul 3-0 per il Bologna la chat di Twitch era esplosa, ridateci Allegri, tutti i commenti che... Io voglio fare una piccolissima richiesta, che so che sarà difficilissima, però una piccola richiesta ve la voglio fare. Quando parlate di calcio cercate sempre di dare un contesto, perché è ovvio che Montero con un singolo allenamento non sarebbe stato umanamente in grado di cambiare il volto alla Juve. Cioè non è possibile con un allenamento prendere una squadra che è abituata a fare determinate cose e ribaltarla. Questa cosa non esiste. Cioè, se qualcuno pensava di togliere Allegri, mettere Montero con un allenamento, con quasi 3 stagioni intere di Allegri, prendere quella squadra e ribaltarla, secondo me si è fatto un film sbagliato, ma ha proprio un concetto sbagliato di calcio. Quindi a me piacerebbe cercare di andare a scavare un po' più in profondità, senza doverci fermare a queste cose che annullano il dibattito e creano divisione. Perché questo è il modo di comunicare che ci hanno detto tanti anni, magari anche le televisioni, eccetera, eccetera. Questo è il modo giusto di farlo. No, questo non è il modo giusto di farlo. Perché bisogna cercare, a maggior ragione in questo momento qui, in cui la Juventus ha lasciato alle spalle Massimiliano Allegri e deve diventare una tematica ormai appartenente al passato, perché noi dobbiamo concentrarci sul futuro. Ecco, quella figura che ha diviso per tanti anni, quella figura che era diventata quasi ideologica, va lasciata alle spalle. E non bisogna parlare della Juve di Montero, cioè non è questo il discorso, anche perché Montero un'altra partita farà 90 minuti, la stagione è finita, e poi si annuncerà il prossimo allenatore, che molto probabilmente sarà Thiago Motta. Ecco, allora cerchiamo di parlare di queste cose qui, perché per me è stato impressionante l'organizzazione che ha dato Thiago Motta. Impressionante. E allora vi dico, Thiago Motta non è l'allenatore perfetto, ma è l'allenatore ideale per noi in questo momento, perché in 2 anni guardate che cosa ha fatto col Bologna. Cioè guardate il livello di organizzazione che aveva il Bologna. Veramente la Juventus ha giocato 9 minuti su 90. Siamo stati schiacciati dal Bologna, dal possesso del Bologna, dalla gestione del Bologna, dall'inerzia della partita del Bologna. È un 3-3 di rabbia, di grinta, di cuore, di carattere, di quelli che esaltano perché perdevi di 3 gol e alla fine non perdi. Però se andiamo a vedere la prestazione della Juventus è ovvio che è una prestazione insufficiente. Quindi non fatevi né ingannare da è andata sotto di 3, ha ribaltato 3, è diverso, è meglio, perché queste partite, in queste 180 minuti finali, io volevo vedere soltanto la grinta, la reazione, quel qualcosa di farmi vedere che sono ancora vivi. Ecco, le abbiamo viste. Questi 180 minuti bisogna accontentarsi di questa roba qui per capire che c'è ancora vita e c'è ancora speranza per il futuro. E poi aggrapparsi a Thiago Motta. Poi dico, perché non è perfetto? Faccio una battuta. Calafiori non era più al 100% e quindi ci stava a toglierlo. Però è clamoroso vedere come Calafiori esce al minuto 75, fuori Calafiori, dentro Beochema, e al 76... gol di Federico Chiesa, il primo dei gol che poi portano al 3-3 della Juve. Quindi ecco, io più che sulla nostra guerra interna in queste 180 minuti dovrei, vi consiglio, il mio consiglio, la mia richiesta, che non significa seguire al 100%, io non sono nessuno, però mi piacerebbe passare questo messaggio. Pensiamo a quello che sarà la Juve, che potrà essere la Juve, perché a Bologna in questo 3-3 abbiamo visto una squadra organizzata alla perfezione e un giocatore come Calafiori che di fianco a Bremer sarebbe meraviglioso, meraviglioso. Io ripeto, se devo vendere Bremer per il solo Calafiori non sono contento al 100%, e Calafiori è un giocatore forte, l'abbiamo visto anche questa sera. Io continuo a pensare che la Juve debba essere sempre costantemente migliorata, e quindi mi piacerebbe tanto per una stagione poter contare su quella coppia Calafiori-Bremer. E poi se l'anno prossimo c'è la necessità, si attiva la clausola di Bremer, si cambia Szczęsny e poi dopo un anno c'è anche Di Gregorio, però intanto questi giocatori tra di loro fanno coppia,
crescono uno di fianco all'altro, e poi si arriva al punto in cui ok, si cede Bremer e si torna sul mercato dopo che ha fatto un anno con Calafiori. Queste sono le cose belle, secondo me, di cui dobbiamo parlare adesso, come sono belle le parole di Locatelli, l'intervista post partita di Locatelli, un'intervista molto bella, perché va a toccare le cose positive, fa una carezza anche al suo vecchio allenatore, però poi evidenzia anche quelli che sono stati i limiti, i difetti di questa Juventus. Dice sì, però dobbiamo anche migliorare la gestione, dobbiamo migliorare anche quando abbiamo la palla, perché ribadisco, questo 3-3 è comunque figlio di 9 minuti di follia, no? Una decina di minuti di follia, di una sostituzione per il Bologna, esce Calafiori, una sostituzione per la Juve, entra Fagioli, da un cambio di abito che andiamo 4-3-3, sfruttiamo gli esterni nell'uno contro uno, utilizziamo due terzini offensivi come Ealing e Weah, cioè ci sono tante piccole cose da prendersi di positivo. Mi piacerebbe vedere Juve Monza un 4-3-3 offensivo della Juventus sin dall'inizio, con i terzini che spingono e Chiesa e Yıldız larghi. Sarebbe interessante vedere un'intera partita giocata sulla stessa falsa riga di quei minuti finali, per capire anche il margine, quanto possiamo spingerci là poi nel futuro. Ed è un futuro che sarà un futuro con Thiago Motta, un futuro con Thiago Motta, molto probabilmente anche con Calafiori. Saranno queste le ore, questi giorni in cui inizieremo a capire queste cose qui, ma intanto attacchiamoci a questi ultimi momenti, questi ultimi minuti della stagione, che ci possa regalare ancora delle gioie inaspettate come questa rimonta che nessuno si aspettava di festeggiare, o comunque poche persone, una di queste era Colpo Gobbo. Signori, vi lascio la live reaction e poi ci vediamo ovviamente in pausa pranzo per le pagelle. Cerchiamo di rimanere belli, focalizzati, e cerchiamo anche di fare dei ragionamenti un po' più ampi rispetto al siamo andati sotto e allora Allegri, perché sennò così non ne usciamo più. Un bacione, ciao a tutti e forza Juventus. Ho un aneddoto. Prima ho preso il telecomando, ho cercato di cambiare, di accendere la televisione, ok? Di accendere la televisione, non ci riuscivo. Allora ho detto, cavolo, ma metti che si sono scaricate le batterie. Apro il telecomando, cambio le batterie, si accende la televisione e poi noto il nome di questa batteria. Questa sera ha smesso di funzionare una batteria che si chiama Max. Ora ditemi voi quante possibilità c'erano che la prima partita post Allegri smettesse di funzionare una batteria, una pila, che si chiama Max. Attenzione Castro, la mette Calafiori, 1 minuto e 30 secondi, 1 minuto e 30 secondi. Ma perché rido? Ma come faccio a non ridere? Abbiamo provato a girare palla da dietro, non siamo abituati a farlo, calcio d'angolo, prendiamo gol da Calafiori. Cioè, come fai a non ridere? Sembra fatto tutto apposta. Ancora Doie, può pensare a cross, cambiamo di pressione, palla in mezzo. Vabbè ragazzi. Vabbè, ma anche a difesa schierata prendiamo gol. Adesso a difesa schierata, figa, cioè. Difesa schierata mi sembra un po' eccessivo, Danilo. Un pelo eccessivo, Danilo, questa mi sembra. Insomma, va bene, 90 secondi non entri in campo, però difesa schierata così non ci sta. Beh, ma dai, due, Bremer e Danilo. Ma ragazzi, dai. Adesso. Due liberi non esiste, Due liberi non esiste. Due liberi non esiste. Fuori gioco. Era proprio uscito in poi fa gol col destro anche. Bisogna anche contestualizzare che
Allegri al terzo anno di guida tecnica e Montero ha fatto un allenamento. Attenzione Chiesa, Chiesa, prova il gol del 3-1, prova a riaprire il match. Federico Chiesa. Dai, è uno. Federico Chiesa. Primo gol. Posta Allegri, Federico Chiesa. Bravissimo Arek. Bravissimo Arek. In maniera abbastanza improvvisa e imprevista. Bravissimo Arek. E poi Bilic. Bravissimo. Adesso, bravissimo Arek, cazzo. Occhio Lello. Occhio Lello. L'aveva detto. Ha fatto il passettino anche qua comunque, eh? Come con rigore. Attenzione. Cazzo. Abbiamo dei perché quando proviamo a fare qualcosa. Abbiamo dei perché quando proviamo a fare qualcosa. Ce li abbiamo. Prova la conclusione. Intervento decisivo su di lui. E alla fine calcio l'angolo disperato.